Anna Maria, decima edizione per quanto riguarda la festa medievale a Tor Chiara, una festa storica. Vogliamo spiegare come si sviluppa questa festa? La festa si svolge in questo modo: un grande corteo formato da 200 figuranti, poi vi è un momento di spettacolo, di danza e musica in piazza, nella piazza centrale allestita come un borgo medievale con la sua chiesa, con i suoi palazzi, e proprio all'interno di questa piazza si svolge anche sia lo spettacolo della compagnia Il Contrapasso di Salerno e poi più tardi si svolge la rievocazione storica che ricorda l'assalto del corsaro Dragut avvenuto nel 1563 qui proprio a Tor Chiara. E in questa rievocazione, oltre a riportare l'avvenimento storico, vi è anche la partecipazione di gruppi storici come il gruppo Federici di Foggia, che presenteranno proprio l'assalto tra i corsari e gli occidentali, ovvero i torchiaresi. E poi la giostra dei cavalieri della città regia di Cava dei Tirreni e la partecipazione degli sbandieratori di Cava dei Tirreni. Di quante persone è composta questo corteo di questa sera? Circa 200. I nostri figuranti sono giovani, persone meno giovani, che rappresentano le famiglie nobiliari, le cinque famiglie nobiliari più importanti, che sarebbero li Rizzi, li Pavone, li Mangoni, ovvero famiglie che sono davvero esistite nel periodo medievale.